Ciao a tutti da Vittorio. C'è una notizia che è passata in secondo piano che invece secondo me è molto molto interessante per il calcio italiano. Ovvero l'agente di Marco Verratti ha sottolineato come il suo assistito vorrebbe tornare in Italia. Dopo tanti anni al Paris Saint-Germain, Verratti vorrebbe tornare in Italia e chiudere la sua carriera in Serie A, dove è curioso, ma non ha mai giocato perché Verratti è passato dalla Serie B con il Pescara, che aveva conquistato la Serie A, al Paris Saint-Germain. Ecco, adesso il centrocampista della nazionale italiana vorrebbe tornare in Italia. E il fatto che il suo agente sia uscito allo scoperto proprio all'apertura del calciomercato è secondo me un indizio importante. La mia sensazione è che Verratti andrà a parlare con i dirigenti del Paris Saint-Germain dicendogli vorrei tornare a casa, cedetemi. E questa è un'apertura importante. Perché senza la volontà del calciatore, senza la richiesta del calciatore, beh, il cartellino di Verratti è piuttosto caro. Addirittura qualcuno dice che il calciatore vale 50 milioni di euro. Io non credo che Verratti, soprattutto adesso che ha compiuto 30 anni, può pretendere quelle cifre. E soprattutto con il giocatore che manifesta la volontà di tornare a casa, secondo me il prezzo potrebbe scendere. E Verratti è sicuramente un giocatore che può interessare a tante squadre italiane. La prima che mi viene in mente è la Juventus. La Juventus, secondo me, a centrocampo dovrà rivoluzionare un po' il reparto. Paredes ha fallito e comunque non verrà riscattato, è già stato annunciato dalla Juventus, e quindi la Juve potrebbe sostituire Paredes con Verratti, giocatori dalle caratteristiche simili, giocatori che non ricoprono lo stesso ruolo, ma secondo me Verratti è quello che manca alla Juve, giocatore di qualità, giocatore che sa far girare bene la palla, cosa che alla Juventus negli ultimi anni è mancato tantissimo. Ecco, attenzione perché Verratti secondo me è un profilo interessante, è un profilo che potrebbe interessare e stuzzicare la Juventus, perché è quel giocatore che serve ai bianconeri per ridare qualità a un centrocampo che ha sicuramente fisicità, soprattutto con Rabiot, ma a mio avviso manca qualità. Locatelli ha provato a fare il regista e secondo me non è il suo ruolo e si vede, Verratti sarebbe la soluzione ottimale. Ma attenzione anche al Napoli. Verratti, napoletano, ha sempre sperato di andare al Napoli, cosa che non è mai riuscita. Il Napoli adesso, dopo lo scudetto, potrebbe avere quei soldi sufficienti per portare Verratti a casa. Anche perché con un'eventuale cessione di Osimhen, De Laurentiis si ritroverebbe con tanti soldi in tasca per prendere sia il vice Osimhen che magari Marco Verratti. E attenzione perché Verratti potrebbe venire anche in prestito con diritto di riscatto, quindi posticipare il pagamento del cartellino all'anno successivo. Attenzione perché, ripeto, secondo me queste dichiarazioni non sono da sottovalutare. Non c'era mai stata un'apertura del genere. Verratti aveva sempre detto di trovarsi bene a Parigi, di voler restare. Quest'anno è la prima volta che apertamente l'agente del calciatore ha detto che Verratti vorrebbe tornare in Italia, per cui io mi aspetto che nel prossimo mese qualche trattativa possa uscire fuori. Io ho nominato Juventus e Napoli perché sono le due destinazioni più ovvie, ma secondo me Verratti è un giocatore che potrebbe fare gola a tante squadre. Ovviamente il cartellino non sarà gratuito, ovviamente il calciatore ha delle pretese, però vai a prendere un giocatore di grande esperienza, nazionale italiana, che è vero, non ha mai giocato in Serie A, ma conosce benissimo il calcio italiano, per cui va a prendere un giocatore che sicuramente arriva e ti dà un apporto importante, ti dà qualità a un centrocampo e quindi è un giocatore che secondo me potrebbe far benissimo un po' in tutte le squadre. Ovviamente solo le squadre che possono spendere certe cifre possono prendersi Verratti, per cui sarà interessantissimo vedere se veramente la Juve o il Napoli muoveranno i primi passi per prendere il centrocampista titolare della nazionale italiana. Secondo me queste sono le due squadre, Juventus e Napoli. Tu che ne dici? Scrivimi qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, aiutami a crescere il canale. Ciao!